Il giovane Panfilo ama Glicerio, una ragazza giunta da Andro, un'isola dell'Egeo. La ragazza però vive nella casa di una meretrice. Per giunta il padre di Panfilo ha da tempo organizzato il matrimonio del figlio con Filumena, figlia del vicino Cremete. E quando scopre la tresca di suo figlio con la giovane di Andro, fa di tutto per affrettare le nozze che ha programmato. Nonostante gli sforzi di Davo, servo di Panfilo, il matrimonio voluto dal padre e sgradito al figlio sembrerebbe inevitabile, e inevitabile sembra di conseguenza la separazione dei due giovani amanti. Ma fortunatamente si scopre che la fanciulla di Andro è anch'essa figlia di Cremete, una figlia che si credeva morta in un naufragio. A questo punto il vecchio Cremete può acconsentire alle nozze di Panfilo con Glicerio e, poiché anche Filumena sposerà un suo spasimante, la vicenda si conclude felicemente con le doppie nozze.